Amici di Chef in Camicia, ma buonasera, buongiorno, anzi, insomma, in base a quando vedrete questo video. Siamo in montagna, ci sono circa 18 gradi centigradi e appena finito di fare un temporale, di cosa abbiamo voglia? Di cosa? Esattamente, di una bella granita alla mandorla. Immagino che questa era la risposta che avreste dato. Chi invece non è d'accordo e magari dirà: ah, lui è trentino, ti prego, scappiamo, perché la granita alla mandorla sicuramente non la sa fare, magari, ecco, qualcuno la farà in un modo un pochino diverso. Però la verità è che l'ho imparata proprio da un siciliano e quando la faccio anche per i miei amici sono tutti contenti, quindi io ho pensato di proporla, una ricetta fresca che adesso vi insegno a fare. Ovviamente non la facciamo con il latte già pronto, perché il latte vegetale di mandorla la rende molto acquosa, invece noi abbiamo bisogno di una granita cremosa e strutturata. Si parte con le mandorle. Vi consiglio assolutamente di scegliere delle mandorle italiane, possibilmente siciliane oppure pugliesi. Con la mandorla d'avola poi ciao top. Le sbucciamo. In realtà io quando faccio la granita non le sbuccio sempre, magari perché ho fretta, però la tradizione vorrebbe che le mandorle siano sbucciate, però non prendete quelle già pelate, perché comunque la qualità si sente, cioè ovviamente con quelle pelate è più buona. Per pelarle ci sono due metodi: o si mettono a macerare per circa 12 ore in acqua fredda a temperatura ambiente, oppure si possono far bollire per circa un minuto e mezzo in acqua bollente. Poi le scogliamo, le disponiamo su un bello straccio, le spelliamo. Come facciamo a spellarle? Basterà togliere appunto la pellicina che verrà via automaticamente, quindi non preoccupatevi, non è un'operazione lunga. Una volta fatto questo, prendiamo le nostre mandorle, le mettiamo in un mixer, aggiungiamo dell'acqua che abbiamo pesato, ne servirà un litro, frulliamo molto bene, dovremo praticamente ottenere una farina di mandorla che sarà sospesa nell'acqua. Lasciamo magari riposare il tutto per tipo 20 minuti, che così la mandorla rilascerà ancora più aroma all'acqua, e poi io questo passaggio lo faccio proprio per ridurla ancora di più in farina. Passo il tutto nel mixer ad immersione. Prendiamo uno scolapasta, ci disponiamo sopra un bello straccio, magari di lino, comunque uno straccio che usate di solito per fare queste operazioni di filtraggio. La nostra miscela alle mandorle la versiamo nello scolapasta e con le mani, no, cerchiamo di strizzare sempre di più fino a far fuoriuscire il nostro liquido, la farina che avete ottenuto, l'ucara, che è appunto la fibra come dire esaurita, schizzata male, proprio pazza. La potete usare per fare una torta. Eravamo arrivati giusto, il latte adesso lo dobbiamo fare bollire, però prima ci aggiungiamo lo zucchero, un pizzico di sale e un goccino, questo è facoltativo, però darà ancora ovviamente più sapore al tutto, di aroma di mandorla amara. Quando raggiunge il bollore calcolate 5 minuti, poi spegnete, lasciate raffreddare completamente e poi versate il contenuto o in una gelatiera oppure in una, come faccio io, insomma, visto che non ce l'ho, in una bella vaschetta, la ripongo in freezer e ad ogni paio d'ore arrivo io col frullatore ad immersione, frullo la granita per spezzare, insomma, i cristalli di ghiaccio e ottenere quindi una granita molto molto cremosa e vellutata. Se non avete il mixer ad immersione usate una frusta. Dopo circa 6-8 ore vedrete che, insomma, la granita si è bella addensata ed è corposa, sarà pronta per essere servita in un bel bicchiere di quelli giusti, perché insomma anche la quantità deve essere abbondante. E se avete la possibilità, io lo spero per voi, accompagnate questa goduria con la classica brioche col tuppo. Io spero con tutto il mio cuore che, insomma, i siciliani soprattutto mi diano dei feedback positivi. Vi posso assicurare che è veramente buona, a prescindere se, insomma, sarò promosso o bocciato, quindi vi consiglio di farla. E noi, come sempre, ci vediamo molto presto qua sul canale di Chef in Camicia. Ciao.